cosa che amo di più nel mio lavoro è poter inventare e studiare nuove soluzioni sugli impianti. La ricerca e sviluppo penso che sia la base fondamentale dello sviluppo dell'azienda. Da qui è nata la culla, l'impianto di raffinazione dei metalli misti, proprio dall'esperienza diretta del mio team che sviluppa quotidianamente le nostre macchine. La filosofia della Panizzolo non è quella di vendere un macchinario per il riciclaggio dei rifiuti, ma di dare delle soluzioni complete in base alle necessità specifiche del cliente o del mercato. Si esegue un processo che parte dalla selezione del materiale in ingresso dei nostri macchinari fino ad arrivare alla qualità del prodotto finale. La caratteristica principale delle nostre macchine è l'intercambiabilità delle culle, quindi la configurazione delle griglie interne. Applicando una progettazione più innovativa abbiamo visto che si poteva togliere la corazza interna e applicarla su un oggetto quale la culla, visto come un accessorio. Negli impianti Panizzolo la semplicità vuol dire avere il meno fermo macchina possibile da parte del cliente finale. Riusciamo, tramite una rete Wi-Fi, a connetterci al software di utilizzo della nostra macchina, vedere costantemente a che punto siamo e non perdiamo mai d'occhio la macchina. Potrei riassumere le qualità dei nostri impianti in tre punti: la qualità della produzione di output, la versatilità dei prodotti che può trattare l'impianto e la semplicità di manutenzione. Raggiungere gli obiettivi insieme al cliente credo che sia una delle cose che dà più soddisfazione. Un cliente che è contento vuol dire che è un cliente che sta facendo un buon business. Questo credo che sia molto probabilmente una delle cose più importanti del mio lavoro. Il futuro del mercato io lo vedo in un continuo movimento, in un continuo cambiamento delle esigenze. Dunque i nostri clienti hanno bisogno degli impianti più flessibili, quelli che noi possiamo dare. Alcuni mi domandano se sono più rottamaio o se sono più costruttore di impianti. Io rispondo che devo essere entrambi, altrimenti non riuscirei a produrre degli impianti con queste prestazioni e con queste qualità.